Vogliamo clandestini. Io mi devo occupare dei miei cittadini. Per queste parole e per non aver voluto i profughi nel proprio comune, il sindaco di Castelcovati e altri 9 primi cittadini della provincia di Brescia rischiano una denuncia. Noi i sindaci li seguiamo da tempo. Più volte abbiamo raccontato di come hanno dovuto far fronte, spesso da soli, alla gestione assurda dell'emergenza immigrati. E aumentano in tutta Italia i sindaci che si ribellano. Nel piccolo paese di Baiardo, in provincia di Imperia, in segno di protesta contro l'arrivo dei profughi, si è dimesso non solo il sindaco, ma l'intero consiglio comunale. Corigliano Calabro, provincia di Cosenza. Qui il sindaco, esasperato dai continui sbarchi, è arrivato a condividere le tesi dei colleghi leghisti. Non possiamo fare il sostegno di uno Stato che non riesce a mettere in atto una politica per l'immigrazione. Idee simili anche nel nord-est. A Quinto di Treviso il sindaco ha dovuto firmare un'ordinanza di sgombero contro l'arrivo improvviso di 100 profughi in una palazzina. E non ne sapeva niente neanche il sindaco di Eraclea, in provincia di Venezia, informato dell'arrivo dei profughi solo a cose fatte. La cosa poi che mi ha più sorpreso è quella di non avvisare prima il sindaco. Una piccola cittadina balneare si è trasformata in uno dei fronti più caldi della protesta. Un'azione plateale quella del sindaco di Villorba, in provincia di Treviso. Quando ha trovato alcuni profughi che vagavano nel suo comune, li ha caricati su un autobus di linea e li ha portati a Treviso, destinazione prefettura. Sono stati caricati questi 56 giovani maschi in autobus e adesso io li riconsegno allo Stato.